finalmente una doccia della biancheria nuova e pulita e una cena. Tutti riuniti intorno allo stesso tavolo. Per i migranti che dal Sud America tentano l'ingresso negli Stati Uniti, la Chiesa del Vino Nuovo di El Paso, Texas, offre un servizio di riposo e ristoro. Carlos ne è il pastore. Stiamo aprendo le nostre porte perché sappiamo che c'è una grande necessità al confine. Solo nel mese di marzo oltre 100.000 migranti privi di documenti sono stati presi in custodia lungo il confine meridionale o sono stati allontanati. Ad aiutare il pastore c'è Lili, volontaria. Quando arrivano hanno paura, non sanno cosa accadrà, ma quando li accogliamo e qui li vestiamo, sono felici. I migranti confermano. Felici, sì, perché siamo arrivati qui e grazie a Dio non ci è successo nulla lungo il viaggio. Voglio lavorare per poter andare avanti. Siamo così poveri lì in Honduras. Dobbiamo lavorare solamente per sopravvivere giorno dopo giorno. Un film per passare una serata spensierata. L'indomani si riparte. Potrebbe essere il giorno giusto per riuscire ad entrare negli Stati Uniti. Il viaggio continua. Forse.